Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo tutorial. Come avrete già letto dal titolo, oggi vedremo come potenziare l'estensione della nostra connessione a internet mediante l'utilizzo del bridge. Ma che cos'è il bridge? Il bridge, come si può intuire dalla parola stessa, è un ponte tra due router. Ci sono due modi per creare un bridge. Il primo mediante l'utilizzo di un cavo LAN collegato a entrambi i router. Il secondo sfruttando Wi-Fi del router principale, che è ciò che faremo noi. Per far ciò ci serviranno due semplici cose. Un router principale, che nella maggior parte dei casi ci viene fornito dal nostro operatore telefonico, nel mio caso Wind3 con modem Home Life, e un router secondario. Quello che andrò ad utilizzare io è un TP-Link adatto a fibra, che potrete trovare nel link in descrizione. Potete tranquillamente utilizzare anche un router che già avete a casa. L'importante è che non sia brandizzato e che sia compatibile con la vostra connessione a internet. Bene, ora possiamo iniziare. La prima cosa da fare è collegare il nostro router secondario all'alimentazione in una posizione che sia intermedia tra il router principale e l'area in cui vogliamo estendere il nostro segnale. Quando il nostro router secondario si sarà acceso, dobbiamo collegarci alla sua rete Wi-Fi. Una volta che ci saremo collegati alla rete Wi-Fi, apriremo Google Chrome e ci collegheremo al suo indirizzo IP, in questo caso 192.168.1.1. Appena caricherà la pagina, si aprirà una finestra di login, dove la prima cosa che dovremo fare è creare una password e selezionare l'area geografica. In Internet Service Provider, in lista Internet Service Provider, selezioniamo Altro. In configurazione internet, in tipo interfaccia, andremo in selezionare VDSL, se avete una fibra, quindi nel mio caso fibra. In tipo di connessione nel menu a tendina andremo a selezionare bridge. Impostazione wireless ci permette di modificare e di creare due tipi di connessioni diverse per la 2.4 GHz e per la 5 GHz. Io lascerò tutto invariato. Se voi volete personalizzare, quindi modificare il nome di entrambe le reti o la password, potete farlo e potete tranquillamente anche abilitare o disabilitare una delle due bande di frequenza. Ora il nostro router farà un test di connessione. Test di connessione che ovviamente fallirà perché la nostra configurazione non è ancora completa. Successivamente ci farà un sommario che sarà completamente vuoto. Clicchiamo su fine, su VoIP, configurazione VoIP, mettiamo salta perché non andremo ad utilizzare il telefono in questo caso. Con la configurazione veloce terminata ci ritroveremo all'interno dell'interfaccia del nostro router secondario. La prima cosa che dobbiamo fare è spostarci in configurazioni avanzate. Andiamo su wireless, impostazioni avanzate. In VDS mettiamo abilita bridge mettendo la chiave di sicurezza che sarà VPA VPA 2 persona. Facciamo scansione e attendiamo che il nostro router trovi il nostro router principale. In questo caso premiamo sulla catena. Successivamente il nostro router secondario ci dirà che il canale della nostra attuale connessione internet, quindi del router secondario, è spostato su un canale differente rispetto alla rete primaria, quindi ci chiederà di modificare il canale corrente. Noi premiamo su sì e lo farà in automatico. Attendiamo 5 secondi e poi facciamo un refresh della pagina che ci riporterà nella home page. Noi andremo di nuovo in avanzate e rifaremo gli stessi passaggi che abbiamo fatto prima. Ora non ci chiederà di selezionare il canale perché è stato modificato, ma ci chiederà di inserire la password del Wi-Fi. Quindi selezioniamo la chiave di sicurezza e inseriamo la password della nostra rete principale. Una volta terminato, il nostro router si riavvierà e a termine del riavvio possiamo tranquillamente connetterci e iniziare a navigare. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Spero che questo tutorial sia stato utile e vi sia piaciuto. Ci vediamo in un prossimo video.